11. Nemmeno allora erriamo. I maestri che ci parlano attraverso grandi strumenti non ci dicono mai fate o non fate questa cosa. Non ci dicono mai non dovete comportarvi in questo modo. Ma cosa fanno? Fanno sì da metterci davanti gli elementi affinché noi comprendiamo se è giusto o meno fare ciò che vogliamo fare. Noi, il più delle volte, non comprendiamo e perciò scegliamo male, ma nemmeno allora erriamo, perché facciamo l'esperienza di ciò che noi chiamiamo errore.